arrestato ieri nella sua casa di Trivigno il professore Ignazio Olivieri, nominato il 1 dicembre 2014 nuovo presidente della Società Italiana di Reumatologia e Luminare Lucano, battutosi per ottenere la certificazione di istituto di ricerca e cura al reparto di reumatologia del San Carlo, che in molti all'indomani della sua scomparsa sperano si concretizzi al più presto. Approvato il nuovo piano sanitario regionale, il presidente Pittella dichiara: nessun ospedale verrà chiuso, arginati i timori di depotenziamento delle strutture ritenute strategiche all'avanguardia, come nel caso dell'IRCS Club di Rio Nero. È stato varato il progetto per il completamento del sesto lotto della Tito Brienza. Il 6 ottobre prossimo potrebbe essere la data giusta per la consegna del cantiere. Sarà Marate alla location del Capodanno Rai 2017. L'ufficialità è arrivata ieri in occasione della quarta giornata del cinema lucano, tenutasi proprio nella piazza principale della Perla del Tirreno. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla nuova TV. L'avete sentito dalle anticipazioni, la Basilicata piange la morte di Ignazio Olivieri. Si è spento ieri il luminare lucano nella sua casa di Trivigno, che da sempre si è battuto per la certificazione dell'Istituto di Ricerca e Cura per la Reumatologia del San Carlo. Intanto, all'indomani della sua scomparsa, in molti sperano possa realizzarsi il sogno del professore. Sentiamo Mariolina Notargiacomo. La Basilicata piange uno dei suoi figli eccellenti, il professor Ignazio Olivieri, luminare della reumatologia lucana e mondiale, conosciuto a livello internazionale. Dopo aver lottato anch'egli a lungo con la malattia, si è spento a 64 anni nella sua casa di Trivigno, piccolo centro del Potentino, paese di origine di Angela, sua moglie. Presidente della Società Italiana di Reumatologia, Olivieri dirigeva l'unità operativa interaziendale di reumatologia del San Carlo di Potenza e del Madonna delle Grazie di Matera. Uno dei massimi esperti mondiali della malattia di Paget ha partecipato ai lavori della Società Internazionale per la definizione delle linee guida per la diagnosi e la cura della sindrome tra le più diffuse. Nel settembre scorso, per l'alta considerazione che il mondo scientifico aveva ed ha nei suoi confronti, il suo nome è stato al centro della 17ª conferenza internazionale per la cura della malattia di Paget, tenutasi a Matera, nell'ambito della quale fu premiato. Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, Olivieri ha ricevuto nel corso della sua carriera svariati e numerosi riconoscimenti, oltre ad essere richiesto quale membro da parte di organismi scientifici tra i più importanti a livello mondiale. In attesa del riconoscimento di istituto di ricerca e cura al reparto di reumatologia del San Carlo, l'attività di studio non si è mai arrestata, grazie soprattutto all'impegno della moglie di Olivieri, la dottoressa Angela Padula, che ha continuato operativamente a mettere in campo quella che era la volontà scientifica del marito. Ricordiamo in tal senso lo studio presentato di recente dalla dottoressa Padula, che vede il Dipartimento al lavoro insieme con la Fondazione Biomedica regionale in un progetto di ricerca sull'incidenza delle malattie reumatiche in Basilicata, con il coinvolgimento in una prima fase dei comuni dell'Alto Basento. Le esequie muoveranno domani pomeriggio da Trivigno per raggiungere Matera, sua città di origine, dove alle 16:30 si svolgeranno i funerali nel Duomo Maria Santissima della Bruna. Dopo il rito funebre, il trasferimento nuovamente a Trivigno per la sepoltura. Il mio cuore ha la forma della Basilicata, diceva spesso Olivieri, ed è diviso a metà tra Matera, che è il mio ventricolo sinistro, e Trivigno, che è quello destro. Un'appartenenza alla propria terra rivendicata in ogni ambito e contesto, profondamente incarnata come la sua professione. È riconosciuta dalla comunità di Basilicata, che nel 2016 lo ha eletto Lucano dell'anno. E sulla prematura scomparsa del professore arrivano le dichiarazioni di tutta la comunità lucana. Siamo onorati, ha dichiarato il direttore generale del San Carlo di Potenza, Rocco Maglietta, di averlo avuto tra i luminari della nostra azienda. Faremo tutto il possibile, ha concluso, per far sì che il suo progetto di realizzare un centro di ricerca in reumatologia nel San Carlo
possa realizzarsi a breve. L'intera comunità lucana è rimasta colpita dalla morte del professore, invece dichiarato il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, che ha definito Olivieri un eccellente professionista, ma anche un uomo di grande sensibilità. Secondo il presidente del Consiglio regionale lucano, invece Francesco Mollica, sarebbe opportuno intitolare a lui l'Istituto Reumatologico Lucano. Intanto la famiglia ha lanciato un appello a non inviare fiori, ma a fare una donazione per la ricerca biomedica al fondo intestato a Ignazio Olivieri. Approvato il nuovo piano sanitario regionale, il presidente Pittella dichiara: nessun ospedale verrà chiuso. Arginati i timori di depotenziamento delle strutture ritenute strategiche e all'avanguardia, come nel caso dell'IRCSCROB di Rio Nero, che conserverà la sua autonomia. Sentiamo Lucia Pietrafesa. La Giunta regionale ha approvato il piano della salute e dei servizi alla persona redatto da un gruppo di lavoro formato dal Dipartimento regionale politiche della persona e dall'Università Bocconi. Il piano si articola in due parti. La prima definisce gli obiettivi del sistema sanitario, analizza il contesto sociodemografico ed epidemiologico del territorio, individua le strategie per le singole aree del sistema e infine declina le logiche che caratterizzeranno la politica sanitaria regionale nel prossimo futuro. La seconda parte individua le strategie e le modalità operative per la costruzione della rete regionale integrata dei servizi. Alla base del piano vi è un sistema di valori individuati a partire dall'articolo 32 della Costituzione, dalla universalità alla tutela della salute, per chiudere con la solidarietà e l'umanizzazione delle cure. Si tratta, ha dichiarato il presidente Pittella, di un documento aperto di lavoro per l'avvio di un confronto con le varie componenti del sistema sanitario. Mi preme sottolineare, ha proseguito, che non c'è nessun disegno di chiusura dei nostri presidi sanitari né di depotenziamento di quelli ritenuti strategici, come nel caso del CROB di Rio Nero, che conserverà la sua autonomia oltre al ruolo di guida scientifica nelle patologie oncologiche. La qualità dell'assistenza e la sua sostenibilità, ha concluso Pittella, sono stati i principi che hanno ispirato la prima stesura del piano e continueranno ad essere basilari anche nell'iter successivo. E sui punti principali del piano sanitario regionale interviene il consigliere PD Vito Sant'Arsiero. Secondo il Democratico ci sarà molto da lavorare in commissione per avere un piano adeguato sia alle esigenze del nostro territorio che alle norme di settore in vigore. Il piano, prosegue Sant'Arsiero, dovrà chiarire la organizzazione della rete ospedaliera e sociosanitaria, lasciare all'IRCSCROB la necessaria autonomia, quale ospedale autonomo di riferimento per la ricerca oncologica in Basilicata, decidere se istituire l'azienda unica sociosanitaria affiancata da un'azienda ospedaliera regionale o se scegliere l'azienda unica sanitaria regionale. Rinviare le scelte a presunti tempi migliori, conclude il consigliere, significa abbandonare a se stesso il nostro sistema sanitario, penalizzando ulteriormente l'azienda ospedaliera San Carlo e tutti i suoi presidi. Voltiamo pagina con la viabilità. È stato approvato il progetto per il completamento del sesto lotto della Tito Brienza. Il 6 ottobre prossimo potrebbe essere la data giusta per la consegna del cantiere. Vediamo il servizio. È stato approvato il progetto per il sesto lotto che dovrebbe completare l'arteria Tito Brienza. Il 6 ottobre prossimo potrebbe essere la data giusta per la consegna del cantiere e l'inizio dei lavori dopo anni di attesa. Giovedì c'è stata l'approvazione nella sede romana dell'ANAS del progetto definitivo. I primi a diffondere la notizia sono stati i sindacati, impegnati in questi anni a difendere i diritti di lavoratori e cittadini perché il tratto della statale venisse completato. I vantaggi andrebbero a beneficio non solo dell'economia della zona, con centinaia di posti di lavoro previsti per alcuni anni, ma soprattutto per la cittadina di Brienza. Tutto il traffico diretto in Val d'Agri verso l'autostrada Salerno-Reggio Calabria passa infatti per il centro abitato, creando non pochi disagi alla cittadinanza, che più volte con appelli e manifestazioni di piazza ha chiesto il completamento del tratto. Il nuovo percorso d'asfalto prevede una spesa di 120 milioni di euro, circa 90 finanziati dalla regione attraverso le royalties del petrolio, 30 da ANAS. La strada statale Tito Brienza era stata pensata oltre 30 anni fa, proprio per collegare il capoluogo di regione alle industrie valdagrine della filiera del greggio, ma ad oggi, a distanza di anni, è ancora a metà. Ancora viabilità, Venosa sarà più vicina alla Potenza Melfi a seguito del completamento dei lavori dell'Oraziana. Il tratto di strada collegherà velocemente la città di Orazio a Rio Nero e quindi porterà l'imbocco della superstrada Potenza Melfi in pochi minuti. Il tratto verrà aperto al transito il prossimo settembre. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Mi chiamo Lucia e sono una paziente. Io dono il 5 per 1000 all'IRCSCROB perché aiuta a curarci in Basilicata. Perché per noi al primo posto c'è la persona, non un numero o una malattia. Perché i nostri standard sono allineati con quelli europei. Perché dietro ogni volto c'è una storia ed è anche la nostra storia. Lascia un segno per cancellare il cancro. Dona anche tu il 5 per 1000 all'IRCSCROB. È semplice e non costa nulla, ma può fare tanto. Nova Impianti a Potenza progetta e realizza qualsiasi tipo di impianto per la vostra abitazione o per locali privati e pubblici, scegliendo tra le migliori soluzioni sul mercato in termini di qualità e affidabilità. Nova Impianti, via Aldo Capitini 26 a Potenza. Per informazioni il sito novaimpiantipotenza.eu, mail info@novaimpiantipotenza.eu. Scegliete subito l'impianto che vi farà risparmiare energia. Tribù Lucane, Vialetto, il nuovo album di Graziano Accinni. Dal 1 giugno in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud. Tribù Lucane, Vialetto, chiedi al tuo edicolante il nuovo CD di Graziano Accinni. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG con la vertenza ex Luccioni. Il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla clinica contro il provvedimento con cui il direttore dell'ASP aveva sospeso l'efficacia della convenzione, contestando alcune violazioni. Lo stesso TAR ha invece respinto il ricorso contro la decisione dell'ASP di disporre una verifica straordinaria tecnico-sanitaria sull'appropriatezza dei ricoveri. Un'emorragia demografica che fa paura, e questa una delle fotografie riportate nel rapporto Svimez sullo sviluppo delle economie del Mezzogiorno. Nel 2065 resteranno in Basilicata soltanto 395.000 persone, quindi 198.000 persone in meno rispetto ad oggi. Sentiamo Luigi Santopietro. La Basilicata a rischio emorragia demografica, e questo uno dei capitoli più oscuri per la nostra regione che viene fuori dalle pagine delle anticipazioni del rapporto Svimez presentato a Roma. Nel 2065 resteranno in Basilicata 395.000 persone, quindi 198.000 persone in meno rispetto alle 573.000 di oggi. Una cifra che accende i riflettori sull'esigenza di portare a compimento politiche che puntino all'inclusività delle generazioni più giovani che da decenni scelgono di vivere fuori la Basilicata. Intanto il rapporto fa registrare una crescita per l'economia della Basilicata, seconda solo alla Campania, la nostra regione al secondo posto tra le aree del Mezzogiorno dello Stivale in cui si registra il livello più alto dell'indice di sviluppo. Anche se di contro rallenta la crescita, dal più 5,4% del 2015 al più 2,1% del 2016. Un bicchiere mezzo pieno è il commento di Angelo Rosella, segretario regionale di Italia dei Valori. L'aspetto più preoccupante, sottolinea il segretario, è l'avvertimento di Svimez. Se il Mezzogiorno proseguirà con gli attuali ritmi di crescita, recupererà i livelli pre-crisi nel 2028, 10 anni dopo il Centro-Nord. Noi, conclude Rosella, intendiamo raccogliere questo avvertimento e fare di tutto perché la politica, le istituzioni con regione in testa, le forze sociali ed imprenditoriali si facciano carico di un impegno straordinario per superare il crescente disagio sociale e per non aspettare, magari a braccia conserte, il 2028. Il parroco va in ferie senza avvisare, i fedeli spiazzati restano senza messa. È accaduto a Barile, dove tanti cittadini sono rimasti increduli dopo aver trovato chiuso la chiesa Madonna delle Grazie. Dallo scorso lunedì, ormai quindi da una settimana, non si celebra più messa. I fedeli lamentano soprattutto il fatto di non essere stati avvisati dal parroco Don Francesco di Stasi, che sarebbe in vacanza. Nei primi 2 giorni della settimana la chiesa è rimasta aperta grazie ad un gruppo di parrocchiani, ma la messa non è stata celebrata. Da mercoledì invece il luogo di culto di riferimento del paese è chiuso. Ai fedeli non resta che augurarsi un pronto rientro a Barile del parroco, in modo da poter ricominciare a frequentare la chiesa. Al suo rientro Don Stasi avrà sicuramente modo di spiegare le sue ragioni, confrontandosi con i tanti parrocchiani che attendono il suo ritorno.
Un parco per il Mediterraneo, inteso come anello di congiunzione identitaria tra i polmoni verdi del Pollino, della Val d'Agri, con quello del Cilento. E questa è la proposta presentata dal Centro Studi di Scelta Civica Basilicata all'assessore all'ambiente Francesco Pietrantuono, intervenuto nei giorni scorsi in un dibattito tenuto nella sede regionale del partito. Vediamo i particolari nel prossimo servizio. L'idea di istituire un parco per il Mediterraneo, inteso come anello di congiunzione identitaria tra i polmoni verdi del Pollino, della Val d'Agri con quello del Cilento, come secondo step per la tutela del territorio e dell'unità regionale, promosse e portate avanti dal Centro Studi di Scelta Civica per l'Italia Basilicata, che da anni continua a portare all'attenzione dei cittadini la valenza dell'istituzione di un'ideale grande regione, la cosiddetta Grande Lucania, che unisca il suo territorio con quello del vicino Cilento, cui la legano secoli di storia e di interessi comuni. Sono stati questi temi alla base del dibattito degli scorsi giorni che l'ex sindaco di Potenza, nonché segretario regionale di Scelta Civica, Gaetano Fierro, ha promosso nella sede regionale del partito a Potenza in via Ancilla Vecchia, in un incontro al quale ha preso parte anche l'assessore regionale all'ambiente Francesco Pietrantuono. La creazione di un'agenzia unica regionale dell'ambiente che sappia concentrare le politiche dei parchi con quelle della forestazione dei consorzi di bonifica, ha dichiarato in quella sede l'assessore, è l'obiettivo che ci prefiggiamo di realizzare al fine di rendere il sistema ambiente più attento alle sfide che pervengono da una comunità demograficamente debole ma competitiva sotto l'aspetto ambientale, naturalistico, turistico e gestionale. I dirigenti di Scelta Civica per l'Italia di Basilicata hanno espresso vivo apprezzamento per la proposta formulata e hanno rilanciato l'idea della istituzione del Parco del Mediterraneo, inteso come anello di congiunzione identitaria tra i parchi del Pollino, della Val d'Agri con quello del Cilento. Sarà a Maratea la location del Capodanno Rai 2017. L'ufficialità è arrivata ieri in occasione della quarta giornata del cinema lucano, tenutasi proprio nella piazza principale della Perla del Tirreno. A darne comunicazione il presidente della regione Marcello Pittella, insieme al presidente di RaiCom Gianpaolo Travaglia e al direttore di Rai 1 Andrea Fabiano. La serata dell'ultimo dell'anno sarà presentata da Amadeus e non mancano le sorprese dopo le polemiche campanilistiche. Venosa sarà la location del Capodanno 2018, mentre per quest'anno nella città di Orazio si terrà una grande festa con dirette interviste. Intanto Pittella da Maratea annuncia l'aumento del numero dei turisti sul territorio lucano di 100.000 unità all'anno. E adesso gli appuntamenti previsti per oggi in Basilicata. A Potenza dalle ore 18 nel Parco Clubs Verdi Residenze. A Rio Nero dalle 18.30 in scena La Notte Bianca con il concerto di Cricca Reggae. Lago Pesole dalle 19.30 terza giornata del Festival della Birra e della Musica. A Tito alle 20 presso la Torre di Satriano ricostruzione storica di Torre di Satriano in Tito. A Nemoli alle 21 nella cornice del Lago Sirino lo spettacolo La Signora del Lago. A Lauria alle 21 in Piazza San Nicola la finale regionale del concorso Miss Italia. A Potenza, Woody Groove Festival al Pipistrello Pub di Sant'Antonio La Macchia. A Policoro, Gabriel Garco ospite alla Playa Disco Club, Lungomare. Sant'Angelo Le Fratte, nell'anfiteatro comunale, fa tappa a Star for Italy. Pisticci, a partire dalle 20, allo stadio di Marconia, concerto di solidarietà per Amatrice con la partecipazione di Tony Esposito. A Metaponto, alle 21.30, al Circolo Polisportivo Nautilus, direttamente da Zelig, Giancarlo Calabrugovic, Pino De Palazzi. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Sull'Italia va affermandosi sempre più una vasta area di alta pressione, che
che ha le sue radici sull'Africa settentrionale e che nei prossimi giorni si posizionerà con i suoi massimi proprio in corrispondenza della nostra penisola. Il gran caldo quindi tornerà ad interessare tutte le nostre regioni con effetti sempre più critici, specie dal punto di vista idrico. Sulla nostra regione il tempo sarà prevalentemente buono con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Durante le ore più calde potrebbero svilupparsi dei locali addensamenti nelle zone interne appenniniche, ma il rischio di qualche pioggia appare piuttosto basso. Aumenterà l'afa nei bassi strati. Le temperature saranno in lieve ed ulteriore aumento su tutta la regione, specie nei valori massimi. I valori saranno compresi tra i 30 e i 37 gradi ovunque. Potenza: 15 gradi la minima, 30 gradi la massima. Matera: 20 gradi la minima, 35 la massima. I venti proverranno da sud-ovest sulla provincia di Potenza e da sud-est sulle aree orientali del Materano. Il terreno sarà ancora leggermente mosso. Lo Ionio risulterà calmo. Previsioni per domani. Saremmo sempre più interessati dalle propaggini dell'anticiclone subtropicale. Tuttavia, deboli infiltrazioni di aria più fresca in quota potrebbero favorire la formazione di locali cumulonimbi nelle zone centro-settentrionali della regione, dove occasionalmente non si esclude qualche breve e isolato rovescio.